Finisce in parità 1-1 l'atteso derby della fascia tirrenica tra Spadafores e Sacrocuore, squadre che stanno attraversando un buon momento in campionato. La squadra di Borelli non perde da 4 settimane, quella di Sergente arriva sul neutro di Villafranca con 3 vittorie consecutive, 9 reti realizzate e una subita. Entrambi gli allenatori si affidano al 4-4-2 con al centrocampo due metronomi che nonostante l'età fanno giocare la rispettiva squadra a proprio piacimento, Salpietro e Romeo che alla fine risulteranno i migliori in campo. La partita inizia con i gialloneri più attivi in fase d'attacco, i milazzesi che si difendono con ordine. La squadra di Borelli cerca la via del gol dalla lunga distanza, prima su calcio di punizione Iorio, poi con un tiro dell'esterno destro Mangano, ma le conclusioni sono in entrambi i casi alte sulla traversa. Ancora Spadaforese con Scibilia che impatta di testa un lancio centrale di Giglio con la sfera che va alta. Il Sacrocuore si vede al 16° con un tiro da lunga distanza di Roberto Ullo che non impensierisce Caragliano. Al 19° Salpietro si invola sulla sinistra, fa partire un traversone che viene fermato con le mani in piena aria dalla difesa milazzese. Per l'arbitro Castorina 10 reali non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Spadaforese pericolosa al 22° con Scibilia che si libera bene di Di Bella ma conclude alto. Nonostante la gran mole di gioco, la Spadaforese non impensierisce mai il portiere milazzese. Al 32° sorprendentemente passano in vantaggio gli ospiti con un eurogol su punizione di Roberto Ullo, che dall'out destro fa partire un bolide con il mancino che si insacca all'incrocio dei pali sulla destra di Caragliano. Dura 7 minuti il vantaggio, calcio di punizione a sinistra calciato da Giacomo Salpietro, che trova tutto solo Alessio Sindoni, per lui un gioco da ragazzi, appoggiare al volo la sfera alle spalle di Di Bella. Prima del riposo, gialloneri ancora pericolosi con Romeo. Prima angola troppo il tiro ben servito da Giglio, poi non riesce a chiudere una bella azione partita da destra sull'asse Salpietro Mangano. Nella ripresa la Spadaforese, dopo due conclusioni alte di Mangano e Iorio, cala il ritmo e i milazzesi pian piano si affacciano nell'area di Caragliano. Romeo ruba palla dal limite e calcia alto e Ullo a centro area non riesce a calciare pulito. La Spadaforese risponde con Scibilia che entra in area e di sinistro sfiora la traversa. Sergente a questo punto fa uscire uno spento De Gaetano e fa entrare Stefano Maio, dando più vitalità sulla fascia destra. Borelli inserisce invece Mondello al posto di Mangano, cercando più peso in attacco, e poi fa uscire uno stanco Romeo per Vitale. Gli ultimi lampi della partita sono prima del Sacrocuore, che dopo un'azione insistita di Ullo mette sui piedi di Romeo la palla del possibile vantaggio. Caragliano si stende sulla destra e devia in calcio d'angolo. Poi di Salpietro, l'ultimo sussulto in una partita ben giocata da due squadre che continuano il proprio cammino verso il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Che loro si sono, hanno giocato sempre dietro la linea della palla, li sono messi tutti dietro, naturalmente è molto più difficile giocare così. Non siamo stati intelligenti invece a far girare la palla e farli venire fuori e lì abbiamo sbagliato. Però comunque vediamo fino al centro, fino ai tre quarti campo abbiamo tenuto palla, abbiamo giocato, no, loro hanno mai giocato perché loro palla lunga e pedalare, insomma, è tutto lì, insomma, non è che hanno fatto grandi cose. Se sbagli no, se naturalmente giustamente noi eravamo più forti, li abbiamo prestati, hanno fatto il loro gioco, sono stati intelligenti e se non uscirà mai. Però ripeto, noi il primo tempo ci siamo mangiati almeno 3 gol fatti, per cui potevamo chiudere benissimo il primo tempo 2-1, su un calcio di punizione inesistente perché era fuori nostro, invece dal dallo conto hanno fatto gol. Abbiamo fatto gol, potevamo fare il secondo, potevamo fare il terzo, non li abbiamo fatti, per cui il calcio è questo, insomma, e poi loro si sono sempre chiusi di più, non abbiamo più trovato spazio, anche perché siamo stati poco intelligenti, abbiamo portato palla, invece non dovevamo portarla, dovevamo continuare a giocare, però il calcio è questo. Tantissime azioni da parte vostra, però forse troppi tiri da fuori area e poche azioni dentro l'area. È vero, non abbiamo più cercato l'1-2 per far venire loro fuori, abbiamo sbagliato con queste palle lunghe, che naturalmente la squadra che si difende su palla lunga la prendono sempre loro. Ci siamo fatti prendere un po' il nervosismo e poi capita quello che capita. Certo, il secondo tempo abbiamo avuto meno occasioni, però adesso l'ultima se l'ha avuta Salpietro che poteva fare il gol, l'ha presa male e l'ha buttata fuori. Un paio di occasioni ci sono state, la palla è passata dentro, non siamo stati lesi a buttarla dentro. Insomma, comunque voglio dire, nella confusione potevamo vincerla tranquillamente la partita. Che loro, ripeto, loro occasioni ce ne hanno avute una sul secondo tempo, su quel tiro da fuori area che è andato fuori, poi non hanno mai tirato un porto, il portiere nostro una parata non l'ha fatta. Adesso bisogna pensare ad agire. Sì, adesso bisogna pensare alla gira, speriamo che non incontriamo, noi troviamo quando troviamo queste squadre che si giocano dietro, per cui essendo una squadra tecnica soffriamo quando invece troviamo, se giocano a pallone, sì, allora diventa bene il discorso, noi ce la possiamo battere con tutti.
Dunque, noi avevamo un compito importante: cogliere un punto fuori casa dopo una triade di vittorie consecutive. Il derby riassume sempre un tema particolare, ha un calore intimo che a volte sgorga in dei flash importanti. Da noi è uscito fuori con la splendida punizione di Roberto Ullo. Ci siamo portati in vantaggio, ma sapevamo che la Spada Forese è una squadra corposa, dura, ferrea e avrebbe reagito bene, e quindi è andata a cogliere il pareggio. Nel secondo tempo, se fossimo stati un pochino più cinici, potevamo anche ottenere di più. Secondo lei il risultato di parità è giusto, oppure la Spada Forese forse meritava qualcosa di più? Va bene ad andare a cercare le occasioni, e la Spada Forese che ne ha fatta qualcuna di più, ma noi nel secondo tempo, se avessimo punto meglio, potevamo far piangere pure i padroni di casa. 10 punti nelle ultime 4 partite, un cammino importante per voi ora. Sì, in effetti io quando analizzo l'inizio del campionato dico che abbiamo perso solo a riposto, anche se poi la casella era sempre segnata con lo zero, perché in effetti con Lingua Colossa abbiamo dominato, con Bel Passo altrettanto, a Troina dopo mezz'ora vincevamo 2-0, avrei scommesso su qualcosa di importante che portavamo a casa, quindi l'unica sconfitta in quelle 4 gare effettivamente era quella di riposto, quindi significa che il gioco c'era, il coraggio per andare avanti dopo 4 gare consecutive lo sentivamo dentro il nostro gruppo, che lo ricordo è un dato importantissimo, il nostro è un gruppo ferreo, tutti i ragazzi giocano senza un centesimo, e quindi è lo spirito quello che ci fa vivere queste belle giornate. Adesso quali sono i vostri obiettivi? L'obiettivo più importante ora è quello di mercoledì, cogliere possibilmente una vittoria interna col Torre Grotta, ma a lungo termine, a lunga gittata, e arrivare prima delle ultime 6, e sarebbe vincere 3 campionati, non uno. Ma sicuramente il primo tempo l'abbiamo giocato in attacco, fallendo qualche occasione di troppo e giustamente permettendo al Sangue Cuore di venire in avanti, di aver trovato il gol sul calcio di punizione. Un gol discreto, direi, di buona fattura. E niente, nel secondo tempo noi abbiamo fatto molta confusione per cercare questo gol del vantaggio, ma alla fine non è arrivata, anche per la bravura dei ragazzi di mister Sargento. Abbiamo visto una buona Spada Forese, forse i punti in classifica non rispecchiano il valore della squadra. Ma noi siamo una squadra che quando incontriamo squadre come il Gravina, che ci ha fatto giocare la settimana scorsa lì a Gravina, abbiamo messo la palla a terra, abbiamo giocato un calcio, direi, per la categoria spumeggiante, e alla fine sono venuti 3 punti con una buona prestazione. Quando troviamo queste squadre un attimino chiuse troviamo un po' di difficoltà a scardinare queste difese, diciamo, molto molto chiuso. Forse non siete riusciti a segnare subito, era questo il vostro obiettivo oggi? Ma sicuramente se avremmo segnato subito fosse stata un'altra partita, perché loro sicuramente sarebbero venuti in avanti, sarebbero allargati un pochino, e noi in contropiede con gente come Scibilia, Romeo e altra gente che dopo è entrata nel secondo tempo, sicuramente sarebbe stata un'altra partita. Sì, in effetti la Spada Forese è buona squadra. Nel primo tempo ci hanno pressato anche con un po' di vento che ci ha condizionato un po', e l'arbitro che ha dato qualche fallo in più e ci hanno schiacciato dentro l'area. Abbiamo tenuto, abbiamo superato il primo tempo, meritatamente siamo andati anche in vantaggio, un po' di fortuna pure, devo dire. Il pareggio ci poteva stare, nel secondo tempo siamo usciti alla grande, devo dire. Il pareggio è tutto meritato. Soprattutto alla fine hai rischiato anche di segnare un bel gol. Sì, il portiere è stato bravo a me. E ripeto, il pareggio è più che meritato, appunto anche per le occasioni che abbiamo avuto, specialmente nel secondo tempo. Il Sacro Cuore che ora sta avendo un ruolino di marcia importante per questo campionato, 10 punti in 4 partite. Sì, in effetti le prime 4 partite abbiamo pagato forse più del dovuto lo scotto, diciamo così, della promozione, però poi siamo usciti bene, merito e direi di un buon gruppo basato su un grande mister. Direi va bene così per il momento. Partiamo da questo Eurogol, raccontacelo tu con le tue parole. C'è poco da raccontare, l'hanno visto tutti, è stata una punizione ben calciata, sono contento perché anche con un pizzico di fortuna poi è finita dentro. Hai battuto un tuo amico, Garagliano. Sì, ma qua non c'è... Non...
siamo tutti amici, ci conosciamo tutti, non c'era da battere Caragliano, c'era solo da venire qui e fare una grande partita. Ci siamo riusciti, forse un po' ci siamo difesi un po' troppo, la squadra forese è stata brava perché il gioco l'ha fatto vedere, sono bravi a girare palla, però siamo stati altrettanto bravi a difenderci, poi le partite si decidono anche con gli episodi.